Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor. Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor. Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori del mare affluiranno a te. Verranno d'Efa, de Saba, Kedar, per lodare il nome del Signor. Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli eletti secondo la presenza di Dio, Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazie e pace in abbondanza a tutti voi, con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre, gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra.
soli santo, tu solo Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre, gloria a Dio nel alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nel alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna per l'umile gregge dei tuoi fedeli, giunga con sicurezza accanto a te dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con il Padre nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e, entrati nella sinagoga nel giorno del sabato, sedettero. Molti giudei e proseliti, credendo in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegrarono e glorificarono la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono ad Icono. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Noi siamo popolo gregge che Egli guida. Noi siamo il suo popolo gregge che Egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo il suo popolo gregge che Egli guida. Riconoscete che il solo Signore è Dio. Egli ci ha fatte e noi siamo Suoi. Suo popolo è gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo gregge che Egli guida. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo il suo popolo gregge che Egli guida. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
Io, Giovanni, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e egli presentano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete. Non li colpirà il sole, né arsura alcuna. Perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio aggiungerà ogni lacrima dai loro occhi». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono a me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che mi le ha date è più grande di tutti e nessuno può strappare dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il dono della vita eterna è appunto l'elemento che unifica le letture di oggi in questa messa. Ciascuno di noi può sentirsi pieno di gioia e di esultanza pasquale perché al di là delle situazioni più tristi e sconcertanti dell'esistenza terrena, sa che la bontà di Dio si rivolge personalmente ad ognuno e a tutti, senza distinzione e senza limiti. È quanto viene annunziato dal racconto degli Atti degli Apostoli. Poiché la comunità si dimostra chiusa e incapace di accogliere la novità del Vangelo, la parola di vita si diffonde per altre vie, superando barriere razziali e nazionalistiche.
i pagani s'accolgono e diventano così partecipi della vita eterna. Hanno ascoltato la voce del pastore e lo hanno seguito, perciò sono pieni di gioia e di Spirito Santo. In lui già vivono l'esistenza di una vita eterna, non proiettata esclusivamente nel futuro e nell'aldilà, ma già ora in via di attualizzazione. La visione dell'Apocalisse ci presenta l'esito finale del progetto di Dio per tutta l'umanità. La moltitudine immensa testimonia l'universalità della salvezza che l'amore del Padre offre in Cristo Agnello a tutti gli uomini. È la realizzazione di quanto veniva annunciato nella prima lettura. Io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Ed ecco, l'immagine dell'agnello si evolve in quella del pastore, guida di una umanità completamente rinnovata dal suo modo di essere davanti a Dio. Un'umanità trionfale e gloriosa, in un mondo nuovo dal quale sono scomparse sofferenza e lacrime. È la Chiesa vista nel suo compimento finale, che sta davanti a noi come punto d'arrivo, ma anche come progetto a cui deve conformarsi e configurarsi ogni comunità cristiana nel suo cammino verso la pienezza, nella continua dialettica tra il già e il non ancora. Cristo risorto è il nostro capo, pastore e guida. Egli ci ha preceduto nella via che conduce al Padre e in lui tutto il suo corpo, che è la Chiesa, ha già raggiunto la pienezza della vita eterna e divina. Di questa realtà è anticipo e annuncio l'Assemblea Eucaristica. Come la moltitudine immensa siamo riuniti attorno all'agnello, dal suo sangue siamo oggi salvati e purificati. Partecipando all'azione liturgica siamo il vero santuario dove si celebra la lode eterna di Dio e nello stesso tempo prestiamo a Lui il nostro servizio sacerdotale. Allora l'agnello diventa il nostro pastore e ci conduce alle acque della vita che ci sono offerte alla mensa della parola e del pane. L'assemblea liturgica diventa così segno dell'assemblea gloriosa del cielo e il suo orizzonte si apre ad abbracciare tutti gli uomini chiamati al medesimo destino di salvezza e di gloria. La realtà e la verità di questo segno devono però essere sperimentabili anche nella vita della comunità. Una comunità non gelosa delle proprie tradizioni e chiusa nelle proprie sicurezze, quale si è dimostrata la comunità di Antiochia, ma aperta alla novità del Vangelo, orientata verso la realtà definitiva del mondo nuovo attraverso l'impegno quotidiano di un umile e paziente sforzo di rinnovamento. In concreto, l'amore fedele ed invincibile promesso da Gesù, pastore, nel Vangelo
deve essere lo stesso amore che circola con spirito di reciprocità fra tutti coloro, pastori e fedeli, che compongono la comunità. Si tratta di cercare insieme il mondo più adeguato per mettersi al servizio del Vangelo e realizzarlo secondo le esigenze e le situazioni del mondo attuale. Concordemente devono dimostrarsi aperti ad accogliere ogni fratello, ogni uomo che faccia appello al loro aiuto o venga a portare un annuncio di novità evangelica. Insomma, come veri discepoli di Gesù Pastore, tutti i membri della comunità sono chiamati ad essere pastori buoni e fedeli, impegnati a servizio degli altri, a procurare loro il bene e la gioia. La comunità cristiana diventa allora testimonianza viva di un mondo nuovo, né utopia né illusione, ma realtà che può e deve cominciare già adesso, mentre l'umanità è in cammino per raggiungere la pienezza del suo destino di gloria nella liturgia eterna dell'Agnello. Oggi è la giornata mondiale di orazioni per le vocazioni sacerdotali e religiose. Siete invitati a pregare con me perché il Signore mandi pastori secondo il suo cuore alla nostra Chiesa. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo sei incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In comunione con tutti coloro che credono nel Signore Gesù risorto e celebrano la sua risurrezione con un cuore solo e un'anima sola, invochiamo il Signore risorto. Signore Gesù, che entri dalla porta come pastore del tuo gregge, la Chiesa segua la proposta del Vangelo anche quando chiede di fare scelte controcorrente
per manifestare la bellezza del volto del Padre. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, il tuo gregge conosce e segue la tua voce, la parola che risuona ogni domenica nella celebrazione sia dono per tutti, così da guidare ognuno sulla strada della vera gioia. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che cammini davanti al gregge che ti segue perché si fida di te. Aiuta i ragazzi che vivono la messa di prima comunione a seguire te, che per amore ti fai pane di vita. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che confermi di essere la porta delle pecore, accompagna quanti chiama ad una più grande consacrazione per servire il Vangelo e animare la comunità secondo il tuo stile di dono. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che doni i pascoli della salvezza a chi entra ed esce per tutti gli uomini e ci rende testimoni di te, disposti a seguirti sulla strada del servizio libero e generoso. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Intenzione speciale di questa messa per Cristal Canales. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Ti riconosciamo presente in mezzo a noi, o Signore. Donaci la grazia della misericordia che ci apre la vita della santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accogli nella tua bontà i doni che oggi noi ti offriamo, e fa che il mondo noi possiamo essere segno di unità. In te, Signore, rifugio noi troviamo. Tu sei per noi via, vita e verità. Ravviva in noi la fiamma del tuo amor con la gioia che tu solo sai donar. Accogli nella tua bontà i doni che oggi noi ti offriamo, e fa che il mondo noi possiamo essere segno di unità. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione,
Papà, che questa celebrazione pasquale sia per noi ponti di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui vincitore del peccato e della morte. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della Tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ti glorifichiamo, Padre Santo, Tu ci sostieni nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, Tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il Tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il Tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il Suo corpo e il Suo sangue. La vigilia della Sua Passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, Tu ci hai redenti con la sangue, con la Tua croce e la Tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del Tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, Tuo Figlio, e lo hai chiamato alla Tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il Suo corpo e il Suo sangue, e con il Suo sacrificio apre a noi il cammino verso di Te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del Tuo Figlio.
Fortifica il tuo popolo con il sangue del tuo figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Robert e tutto il nostro popolo, tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza nel servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo nel nostro cammino, perché possiamo condividere i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la presenza e la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, San Francesco di Assisi e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. È risorto il buon pastore che ha dato la vita per le sue pecorelle. E per il suo sangue e per il suo gregge è andato incontro alla morte. Alleluia. Preghiamo. Custodisce benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Rendiamo grazie a Dio. Mira tuo popolo, bella Signora, che è pien di giubilo, oggi ti onora, anch'io festevole corro ai tuoi piedi. O Santa Vergine, prega per me.